Salve a tutti, mi chiamo Alessandro Malandra, ho 25 anni, qui con me c'è Gioele, il nostro designer, Federico, il nostro responsabile commerciale, Daniele, il nostro brand manager. Siamo qui oggi per chiedervi 90.000 euro in cambio del 16% della nostra società. Investire in un settore così, io almeno esternamente da investitore vorrei investire in un'azienda che fa 10, 20, 50 milioni, e però per farlo ci vogliono tutta una serie di capacità, di distribuzione, di cose che non vedi in volto. Per questo motivo sono fuori. Vi consiglio di continuare su questa strada perché sicuramente avrete un futuro. Vi auguro veramente col cuore di far venire fuori sti pop italiano e tutte quelle robe che c'è da dire, perché questo è il messaggio. Però dal punto di vista del business, diciamo, non sarebbe una scelta razionale. Beh, sapete cosa c'è? C'è che spesso gli investitori si sbagliano. L'avrete capito, voglio raccontarvi la storia di Dolly Noir, un'impresa del mondo dello streetwear che oggi fattura qualche milione di euro e che ha raggiunto il successo puntando sulla costruzione di una community fortissima. Benvenuti su Merita, il podcast per chi fa impresa. Io sono Giorgio Minguzzi e questa è la prima puntata del 2020. Buon anno! E grazie di essere qui ad ascoltare ancora una volta Merita Business Podcast. Mi capita spesso di pensare a quante opportunità avete di passare questi minuti in maniera diversa. Ci sono così tanti podcast, potreste fare mille attività, ma avete deciso di passare questi minuti qui con noi. Perciò grazie. Oggi inizio anno scoppiettante, un anno pieno di buoni nuovi propositi, come tutti gli anni, no? Li facciamo tutti i buoni propositi, li ho fatti anch'io per il podcast. Quest'anno vorrei continuare l'evoluzione che ho dato nello scorso anno, parlando ancora di più con i protagonisti aziendali e meno con i professionisti. Insomma, vorrei diminuire le persone che ci dicono come dovrebbero essere fatte le cose e aumentare quelli che invece le cose le hanno fatte e che sono in azienda. I professionisti ovviamente non spariranno, il podcast non cambierà drasticamente. Chi ha cose interessanti da dire continuerà ancora a venirci a trovare, ovvio. Ma penso che oggi ci sia uno spazio da sviluppare che è quello che fa sentire la voce dei protagonisti veri, di quelli che poi in azienda ci sono, portano risultati, lavorano tutti i giorni e ci restano in azienda. Perciò se potrò, non è detto che sempre sia possibile, aumenterò il numero di questo tipo di ospiti. Per questo il nuovo anno si apre con un'intervista ad un'azienda secondo me spettacolare. Come avete sentito nell'intro, oggi parleremo di un'azienda del settore streetwear nata nel 2004 che fu selezionata dal programma televisivo Shark Tank, di cui avete sentito proprio all'inizio il clip iniziale, ma che non ricevette finanziamenti dagli investitori. Insomma, i VC diedero loro un sonoro due di picche. Loro chiedevano 90.000 euro per un 16% della loro azienda. Oggi loro guadagnano qualche milione di euro di fatturato. Insomma, certamente i venture questa volta non ci hanno preso. Mi fa piacere parlare di loro però per due motivi. Il primo è che è un marchio che mi piace tantissimo. È un'azienda sana, nata da quattro amici. Sapete bene quanto sia difficile lavorare tra amici. Ecco, chi non lo ha fatto, chi non ha avuto questa esperienza, auguri! Ecco, il secondo motivo è che Dolly Noir ha ricevuto un no davanti a milioni di telespettatori, ma ha continuato la sua corsa verso il successo, perché per chi fa impresa i no sono una cosa normale, una cosa che non ci deve scoraggiare. Ecco perché sono molto contento di avere qui con noi Alessandro Malandra, Managing Director e Presidente di Dolly Noir, con cui faremo quattro chiacchiere proprio su questi temi. Quindi diamo il benvenuto subito all'ospite di oggi. Alessandro, benvenuto su Merita. Ciao Giorgio, grazie di avermi invitato. Grazie a te per averci dedicato un po' del tuo tempo. Senti, parliamo dell'azienda che hai co-creato e che hai inventato, ma è vero che è nata su una panchina? Eh sì, è nata su una panchina ormai 15 anni fa. Praticamente eravamo un gruppo di 40 persone, ci trovavamo sempre al parchetto a Buccinasco, che è un paese a sud di Milano. Eravamo una compagnia di 40 persone, allora io e gli altri miei tre amici, poi diventati soci, facciamo questa maglietta con una panchina, era una maglietta Fruit of the Loom, ci stampiamo sopra una panchina e la vendiamo a tutti gli amici, sponsorizzandola come appunto la maglietta della compagnia. E ricordo che poi con i primi guadagni ci siamo pagati la prima vacanza a Rimini. Questo è un po' l'aneddoto.
Qui ritorna la Romagna, che è da dove ti sto parlando io, ecco, vedi, tutto torna. Ma l'avevate già chiamata Dolly Noir, cioè avevate già le idee chiare? Sì, fin da quel momento l'abbiamo chiamata Dolly Noir, che vuol dire Dolly è il nome della prima pecora clonata, quindi un simbolo di qualcosa sempre omogeneo, no? La pecora Dolly. E poi a fianco ci avevamo messo Noir, uno perché suonava bene, poi vuol dire nera in francese. Certo. Quindi il logo inizialmente erano quattro pecorelle nere personalizzate, ognuna era una, diciamo, un'immagine, era immagine e somiglianza del fondatore, e quindi è nata questa Dolly Noir, la pecora nera. Che vuol dire fare le cose in maniera diversa, approcciarsi, diciamo, alla vita in maniera propositiva, ecco. Quindi un po' la pecora nera, ecco, che spicca rispetto a quella clonata bianca tutta uguale. Esatto. Adesso io immagino che alcuni dei nostri ascoltatori non sappiano nulla di voi, o è la prima volta che conoscano questo marchio. Certo. Qual è il vostro posizionamento? Avete avuto sempre le idee chiare oppure vi si sono chiarite strada facendo? No, ovviamente si sono chiarite e si stanno chiarendo strada facendo, perché in questo momento siamo in una fase dove vogliamo crescere ancora, e quindi le idee, il target vengono col tempo. Ovviamente ci deve essere un momento di pianificazione e strategia, e in questo momento lo stiamo facendo per continuare a crescere, però noi ci rivolgiamo sostanzialmente dal ragazzo dai 15 fino ai 30, e adesso sta diventando anche 35 anni, con un'offerta sempre più larga, però il nostro focus è 18-24, se dovessi dirti il mio target specifico. Ma questo è cambiato nel tempo oppure più o meno è rimasto quello della panchina? Ma secondo me cresce con i fondatori anche il target, perché ci piace un po' l'idea di aver creato un marchio che ha dietro di sé una forte community, quindi persone che ci seguono sui social o che partecipano con noi alla crescita del brand, e ti parlo proprio di clienti, e quindi ci piace l'idea che uno che entra nella nostra community possa vestire Dolly Noir se 16 anni, ma in futuro anche una persona di 50 anni, perché no, possa avere magari la polo Dolly Noir o la giacca Dolly Noir. Quindi è in evoluzione la cosa. Dai, no. Dai, mentre invecchiate voi volete continuare a vestirvi, no, con la vostra roba, spostate il target pian pianino. Senti, l'hai accennato, è una roba che mi ha molto colpito. Voi avete una, diciamo, una community digitale molto, molto forte e sicuramente molto partecipe. Parliamo quindi un pochino di marketing digitale. Tu avrai provato un sacco di cose in tutti questi anni. Ci racconti un po' quali sono le tue strategie digitali, cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato, le sole che hai preso, i tentativi andati a vuoto, così vediamo un po' di fare tesoro delle tue esperienze. Beh, allora sicuramente, allora noi nasciamo appunto come azienda proprio sulla fine del 2013, quindi diciamo che il nostro primo anno è 2014, e in quel periodo diciamo che Facebook stava sviluppando in maniera forte, ti parlo dell'Italia, magari in America prima, però il mondo ADV. E quindi ricordo che noi abbiamo iniziato a investire appunto in pubblicità targetizzate mettendo 12 euro a settimana, per darti un numero preciso, anzi 12,50 euro, che era il minimo che si poteva investire, e ci accorgiamo che aveva un forte ritorno. Quindi allora la settimana dopo diciamo, vabbè, mettiamo 25 euro, mettiamone 50, mettiamone 60, fino poi a investire dei budget anche belli cospicui. Quindi sicuramente, certo, una cosa interessante è stata all'inizio cavalcare questa ondata di digital, perché i grossi player ancora non erano sul mercato, allora chi si buttava dentro aveva grosse opportunità. Quindi oggi questa cosa secondo me si è diciamo affievolita, ci sono altre opportunità dal mio punto di vista. E quindi questo... Qual è una di quelle che state cavalcando adesso? Ma adesso la mia idea è quella di, diciamo che il nostro target, quindi questo famoso 18-24, dal mio punto di vista adesso è abbastanza saturo, meno influenzabile, chiamiamolo così, dal punto di vista delle pubblicità. Non che non bisogna investire, perché la pubblicità digital a oggi secondo me ha ancora un rapporto, diciamo, investito e ritorno molto alto, però oggi bisogna fare molto presa sul tema di ho un utente che è fidelizzato a me, quindi io più che guardare, per esempio quando analizzo un potenziale influencer, più che guardare il suo numero totale di follower, io guardo l'engagement. Engagement inteso come fatte 100 le persone che seguono quella persona, mi faccio dire dall'influencer che voglio, diciamo, sponsorizzare, quante persone vedono le sue stories.
quindi un 8%, perché è quella fetta di utenti molto fidelizzata che poi può fare la differenza nella bontà della campagna di marketing. Quindi oggi bisogna essere molto focalizzati sulla qualità degli utenti più che sulla quantità. Ho visto una cosa accadere a non tanto aziende come la vostra, perché non ne ho mai seguite, ma io ho un taglio un po' più B2B, però vedo che la difficoltà che c'è nel parlare, nel lavorare con gli influencer, è la capacità di selezionare quello giusto. Io capisco il parametro numerico che hai citato, capisco anche il fatto che comunque non sono i numeri dei follower in sé per sé che dicono tutto, ma quali criteri usi per scegliere chi collabora con voi di influencer? Allora, di questo appunto si occupa il mio socio, perché poi noi diciamo che strutturalmente le quattro figure si sono poi specializzate in un ambito, e Daniele, che è il mio socio, è appunto il brand manager, quindi saprebbe rispondere molto meglio di me, ma se dovessi sintetizzare e fare le sue veci, potrei dire che per noi è importante che sia coerente con i nostri valori del brand. Quindi noi, quando abbiamo fondato questo marchio, nel tempo abbiamo affiato i nostri valori, che sono la diversità, il coraggio di provarci, l'importanza di perseguire i propri sogni. Questi sono un po' i nostri valori che abbiamo. Se percepiamo che l'influencer risponde in maniera positiva a questi nostri valori, allora è idoneo. E poi ovviamente questo vuol dire che anche le persone che seguono questa persona capiscono che non è una marchettata, ma è una cosa che ha un suo senso, capisci? Quindi bisogna capire se quella persona rispetta i tuoi valori aziendali. Questo è il metodo che usiamo noi, nulla di eccezionale, però se si fa porta risultati. Beh, sicuramente li ha portati. Una cosa che mi ha colpito guardando il vostro canale YouTube, dove investite parecchio perché ci sono dei bei video, ho visto che andate spesso a fiere ed eventi. Hanno ancora un ruolo cruciale nel mondo di oggi? Sì, secondo me sì. Gli eventi sono quella... Giusto oggi c'è un evento nel nostro negozio di Milano, in corso di Porta Ticinese, che facciamo in collaborazione col marchio Vigorsol. Certo. E gli eventi sono quei momenti dove le persone si incontrano. Oggi fare un evento fatto bene, hai poi la possibilità tramite i social di farlo vedere a un numero molto maggiore di persone. Quindi l'evento è importante, uno, perché vedi le persone fisicamente, le persone si conoscono, cosa per noi fondamentale, che poi crea quella, diciamo, quell'identità di brand che noi andiamo a cercare. Inoltre oggi possono essere, diciamo, potenziati dal fatto che poi questo evento tu lo puoi raccontare e far vedere a, non so, centinaia di migliaia di persone. Certo, quindi questi sono eventi che voi gestite nei vostri store? Li gestiamo nei nostri store, oppure organizziamo anche ora stiamo lanciando un test anche su negozi rivenditori. Ah, interessante. Quindi la cerca di tuoi partner che ti rivendono, noi vendiamo anche dei pacchetti o includiamo, diciamo, nei nostri rapporti commerciali degli eventi nei negozi, perché poi oggi una delle grosse domande che ci sono nel mercato dell'abbigliamento è il ruolo dei rivenditori, che secondo me non spariranno ma dovranno cambiare, e allora noi cerchiamo di offrire servizi che possono essere anche utili per supportare questo processo di trasformazione. Secondo te qual è la trasformazione che dovrebbe fare un rivenditore? Cioè, oggi sono troppo passivi, secondo te? I rivenditori oggi, quelli che fanno fatica, è perché non hanno una forte identità, punto uno, e quindi oggi la cosa importante è avere sempre una community, la chiamo comunque, un gruppo di persone che in qualche maniera si fida di te. Un negoziante può avere questa fiducia. Quindi ci sono negozi che non avevano questa forte identità e quindi si sono persi in questo mercato sempre più competitivo, perché poi ovviamente sono entrati i brand a gamba tesa nel mercato, no? Perché adesso i brand possono interfacciarsi direttamente col cliente finale, e questo ha spiazzato l'intero mercato. Cioè Nike ha preso una decisione chiara, non so se hai sentito, di dire: io sostanzialmente tutta la mia parte di rivenditori piano piano la andrò a scremare sempre di più e potenzierò sempre di più il mio e-commerce e così via. Quindi ha preso una scelta molto netta. I rivenditori oggi, per stare nel mercato, devono avere una forte identità e poi stare al passo, perché ci sono anche negozi magari storici che hanno quindi una loro identità molto forte, ma non hanno capito l'evoluzione, quindi l'arrivo dell'e-commerce, e oggi si trovano in grosse difficoltà. Grosse difficoltà, certo. Ma poi in realtà è un'opportunità, perché un rivenditore tramite il proprio sito, cioè, per me è un canale di vendita in più, non è una roba che va in competizione.
Ma tu ti sei accorto che le persone che comprano nell'e-commerce magari sono diverse da quelle che sarebbero andate in uno store, oppure sono in momenti diversi? Gli acquisti si fanno in momenti diversi tra i due canali? Si fanno, secondo me, allora dipende molto dal target d'età, però ti direi che tendenzialmente gli acquisti si fanno in entrambi i canali in momenti diversi. Quello che stiamo cercando di fare noi nel nostro negozio, perché diciamo il vantaggio di essere un bello spazio nel centro di Milano, quello che stiamo facendo è cercare di renderlo un luogo esperienziale, quindi dove ci siano eventi, dove ci sia la possibilità di personalizzare magari dei prodotti, dove ci sia un determinato rapporto con i commessi, quindi dare un motivo alla persona di uscire e togliersi le pantofole e andare in negozio, capisci? Certo. C'è tutto un progetto che stiamo cercando di mettere in piedi con i tempi, perché ci vuole calma, però per fare lo store 2.0. Anzi, 3.0 mai. Certo. Senti, ho una curiosità, prima di approfondire la questione proprio dello store 3.0. Ho visto nei vostri video che avete un sacco di materiale su skate e surf, no? Allora io, da vecchio skater, perché sono un vecchio skater della prima ora, ti chiederei: qual è il ruolo dello sport oggi nella vostra promozione? Allora, come ti dicevo, noi siamo un marchio che come valori ha il coraggio e il talento, quindi in generale ci sono dei macro ambiti, tra cui rientra anche lo sport, in cui noi vogliamo investire per le nostre possibilità, ovviamente, perché non siamo Nike, però l'approccio che abbiamo è simile a quello di Red Bull: individuare il talento in sport che siano particolari, perché appunto danno dei messaggi coerenti con i nostri valori. Questo qua è l'idea, e lo sport è sicuramente una cosa che arriva diretta alle persone. Quello che stiamo facendo, poi ci sono altri ambiti, quindi c'è lo sport, c'è il design, c'è la fotografia, c'è anche il mondo della comunicazione. Noi praticamente con la nostra community più stretta, che si chiama Community Ambassador, quindi è un insieme di clienti che fanno una domanda sul sito per diventare ambassador di Noir e entrano nel nostro ciclo, questo gruppo di clienti molto fedeli hanno poi la possibilità di essere selezionati in quella che noi chiamiamo la Dolly Noir Academy, che praticamente è un percorso che offre la nostra azienda a questo gruppo di persone selezionate di crescita. Quindi sono tendenzialmente ragazzi sui 20 anni che possono quindi avere o essere sportivi o essere dei fotografi o essere dei cantanti, con i quali noi piano piano stiamo strutturando un percorso di mentorship, quindi farli parlare magari con i nostri testimoni un po' più grossi per aiutarli a crescere, ad emergere. E più che altro poi un po' a seguire il loro indole e il loro sogno. Quindi non offriamo la luna, però se possiamo farti incontrare magari un artista che è di successo, magari ti può dare una dritta giusta sul tuo percorso artistico, o se sei un fotografo e parli con un fotografo professionista, magari può essere una cosa giusta. Oppure facciamo dei contest e regaliamo poi una macchina fotografica. Beh, però sono molto motivati, molto motivati e molto ingaggiati, perché amano il brand, fanno loro richiesta, e quindi giustamente tu, se li coltivi, poi ti portano altra gente, fanno vedere, fanno girare. Sì, portano gente e poi portano anche contenuti, cioè nel senso, nel gruppo fotografia ci sono dei ragazzi che, quando io devo fare uno shooting magari a Roma, non sto a portarmi giù il fotografo da Roma, ma lo prendo direttamente. Cioè, contatto i fotografi della Dolly Noir Academy di Roma e dico: ragazzi, devo fare uno shooting là con il personaggio XY, chi di voi è disponibile? E quindi collaborano e lavorano con noi. Cioè, proprio cambia il concetto tra cliente e rivenditore, no? Qua si sta andando in una logica dove le due cose si mischiano, quindi il brand cerca di dare una mano al cliente, e il cliente, per forza di cose, poi quando decidi di comprare un tuo capo di abbigliamento, aiuta te. In questo caso gli ambassador ricevono merce gratis, ricevono capi in anteprima? Gli ambassador hanno allora si strutturano a livello nazionale su circa 1500 persone. Non sono poche. Nella Dolly Noir Academy poi ce ne sono una cinquantina, che è questo sottoinsieme. Queste persone ricevono dei buoni sconti sul sito, quindi hanno delle condizioni, diciamo, particolari, hanno delle collezioni in anteprima,
e poi partecipano a quello che, al raduno nazionale che facciamo una volta all'anno a settembre, dove ci ritroviamo tutti a Milano e facciamo una grossa festa. Quello che stiamo facendo adesso poi è sempre in termini di marketing e conoscere i tuoi le persone che poi ti acquistano i tuoi prodotti, stiamo organizzando dei raduni regionali, l'ultimo è stato a Roma. E quindi scendiamo e facciamo una cena, una serata insieme agli ambassador di Roma, per in questo caso, e è un momento di incontro. Quindi poi la cosa bella che stiamo cercando di fare, ma non è facile, il fatto che poi le persone si conoscono e possono nascere delle sinergie, no? La cosa bella è quella, perché beh, è interessante, si esce dal totem ma si torna nella strada. Grazie però è grazie al fatto che si segue tutti uno stesso brand e magari ci si è conosciuti su internet, però per creare gruppo e identità di brand poi alla fine le persone si devono parlare. Sì, quindi a prescindere la lezione che porto a casa da queste parole è: a prescindere dal canale di marketing, in realtà vince sempre la community, qualunque sia il canale. Sì, il canale è un mezzo. La community è... community è una parola difficile, capisci? È facile dire community, ma noi che lo facciamo da 2014, quindi sono 5 anni che ci lavoriamo, è facile dire una community, è difficile avere una community che poi effettivamente sia una vera community, quindi le persone si conoscano, partecipano alle cose, tu fai qualcosa per loro e non cerchi solo di vendergli un prodotto, capisci? È proprio Certo. È una cosa ambiziosa, ma nel lungo periodo porta sicuramente dei risultati. Beh, sicuramente ne sta portando, perché il marchio ha grande visibilità e poi fa anche proprio bei prodotti. Senti, ma parliamo ancora un attimo di e-commerce. Qual è stato l'ultimo investimento per rafforzare il vostro store online? Cosa vorresti implementare magari anche nel futuro? Che ne so, marketing automation, l'intelligenza artificiale. Ci sono cose che hai fatto fare o hai preso per far rendere di più lo store? Allora, noi adesso abbiamo appena fatto un investimento grosso come azienda, cambiando l'intero sistema gestionale. Wow. Oggi come e-commerce ci appoggiamo ancora alla piattaforma Shopify, che è una piattaforma americana che ha vari livelli di, cioè il piano base, il piano advanced, il piano professional, noi abbiamo l'ultimo livello, e in questo cambio di gestionale abbiamo sostanzialmente integrato le due piattaforme, e la cosa che mi porta a casa di molto utile è che in questo momento il mio database clienti è unico, quindi quando vendo in negozio e quando vendo online, il mio database finisce tutto in un unico, diciamo, in un unico contenitore, dove quindi poi ho, diciamo, i dati dei miei clienti e posso fare delle attività di, diciamo, di CRM più efficienti rispetto a prima. Quindi siamo partiti da una cosa molto, certo, molto onerosa, molto faticosa, perché cambiare un sistema gestionale vuol dire prendere tutto dalla A alla Z, quindi dall'ordine della merce alla gestione del cliente alla gestione della fattura, è una roba molto grossa. Sempre sul discorso di dare un servizio ai rivenditori, che come ti dicevo è una delle sfide secondo me di oggi dei brand, e io non sto dalla parte di quelli che dicono i negozi spariranno, abbiamo fatto un investimento in cui adesso c'è una piattaforma B2B di Dolinoir, dove praticamente il negoziante accede e ordina direttamente su questo sito e poi la merce gli arriva. Quindi mentre prima il processo era: devo chiamare l'agente commerciale, ho bisogno di quel prodotto, l'agente commerciale poi deve chiamare l'azienda e così via, adesso con questa implementazione che abbiamo fatto ogni negozio potrà accedere direttamente al nostro portale e ordinare quello che gli serve. Certo, beh, utile anche per ogni tanto far fuori magari gli stock di magazzino che sono rimasti lì, così che hai un canale sicuro dove magari gli puoi fare anche delle promo per i tuoi rivenditori. Sicuramente. Una cosa su cui noi siamo molto attenti è poi la gestione delle rimanenze, quindi nella moda sei bravo, secondo me, se riesci ad avere sempre, diciamo, un'offerta di 9 e una domanda di 10, quindi così tieni i clienti sull'attenti, perché c'è scarsità di prodotto e tu non ti impantani in diciamo migliaia e migliaia di euro di rimanenze. Questa è una grossa
che restano lì. Senti, volevo farti un'ultima domanda che forse è la più estranea al concetto, diciamo, della moda e dell'abbigliamento, ma è più sulla gestione del business. Voi siete quattro amici che hanno fatto da diversi anni ormai un business assieme. Come fate a essere ancora amici? Che ricetta avete usato per andare d'accordo? Ma ti dirò che il fatto di creare un'azienda con quattro persone con cui sei andata alle scuole elementari o media, secondo di chi stiamo parlando, è un'arma, può essere un'arma, è un'arma a doppio taglio, saperlo utilizzare bene. Sicuramente è una coesione, una fiducia che non potresti avere con nessun altro. Quindi il fatto che io conosco esattamente il carattere, ogni sfaccettatura di ogni mio socio, e poi ognuno di noi ha preso un ramo aziendale, no? Quindi questa è una forza. Io faccio tutta la parte finanziaria, Daniele tutta la parte di marketing, Gioele tutto il design e Federico il commerciale. Quindi ci sono quattro teste che cercano di sviluppare in maniera equilibrata l'azienda. Questa è una cosa che fa la differenza, no? Invece uno che deve, piuttosto che impazzire, fare tutto da solo. Il fatto di avere una forte conoscenza degli altri ti permette di gestire anche i momenti di litigio, che possono esserci e sono sani, ti permette di gestirli poi magari con una birra il sabato sera. Quindi per me è un punto di forza. Un punto di forza, bisogna mettersi nell'ottica che gli scontri e le diversità di vedute ci sono, perché possiamo avere idee diverse, ma nel momento in cui poi si trova una sintesi, l'idea è migliore, perché arriva da quattro punti di vista diversi, no? Certo, certo. Beh, complimenti, perché non è facile avere rapporti così forti da poter dire mi fido, perché anche se tu c'hai da dire, comunque la fiducia non viene mai meno, e quindi bravi, bravi davvero. Senti, ti ringrazio per essere stato con noi e per averci raccontato un po' dei segreti di Dolly Noir. Magari ci risentiremo fra un po', così almeno ci racconterai come stanno andando gli eventi i vostri investimenti e le vostre attività. Grazie davvero per tutto quello che ci hai raccontato, perché era la prima puntata, veramente ci tenevo tantissimo a fare una puntata sul settore moda e sul settore streetwear nell'e-commerce, perché non l'avevo ancora fatta e vi ho fatto un sacco il filo, perché siete veramente una bellissima realtà. Grazie davvero. Ti ringrazio e ci sentiamo alla prossima, faremo un round 2, dai, magari fra un po'. Grazie mille, ciao Alessandro. Bene, oggi abbiamo avuto un ospite davvero eccezionale. Questi ragazzi stanno costruendo un'azienda di successo, un bellissimo marchio, dei bellissimi prodotti, ma stanno costruendo anche il loro successo grazie a una community che condivide i valori della loro azienda. Veramente un caso molto interessante, tutto da studiare e da tenere sott'occhio, perché sicuramente ne vedremo delle belle. Tutti gli appunti della puntata di oggi li trovate ovviamente al solito posto, merita.biz/216, mentre sul canale Telegram, telegram.me/meritabiz, potete trovare delle informazioni aggiuntive e qualche piccola curiosità. Bene, davvero tutto per oggi, io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita Business Podcast. Ciao!